tutto quello che hanno fatto gli organizzatori. Come ti di mettere questo mio intervento di questo, perché è talmente alto il livello che io non posso fare altro che abbassarlo. Scusa, ma si può essere. Il tema è che le persone, ed effettivamente questo è il primo simbolo, la prima, la provincia per tornare a fare comunicazione, sarebbe un po' professore per mettere una persona che non ha mai lavorato al Ministero del Lavoro. Un ballo, ma il ebreo, ha il grande teologo
anche i valori, la famiglia. La società diffusa invece è quella cosa straordinaria in cui tutto scorre, tutto cambia, non abbiamo grandi riferimenti, non esistono, direbbero i sociologi, quelli che si occupano di politica, la verità, i cosiddetti corpi intermedi, non servono, se non c'è l'intermediazione, uno vale uno, diceva proprio lui, no? Poi a un certo punto è stato evocato anche qui, mai avrei immaginato che in una serata dice, signore, se avete perché io non sono stato in questo paese, ma mai avrei immaginato che appunto si potesse addirittura fare riferimento a quello che effettivamente è uno dei grandi protagonisti della qualità. Il grande Bauman ha introdotto il concetto della liquidità e che c'entra questo problema di formazione? C'entra moltissimo perché rispolverando alcuni classici, gli studi che ho fatto sono quelli del liceo classico, mi sono tornati in mente due cose, poi torniamo subito al resto per capire come, diciamo, il cosiddetto metodo ebraico potrebbe essere un grande antidoto per combattere, anzi per capire la modernità nella quale siamo immersi e per cercare di contrastarla. Mi sono tornati in mente due cose straordinarie. Il primo è il Gallo Gallico di Giulio Cesare. Io ho tutti gli anni che vivo costantemente comandato in latino ed evidentemente questo proposito di educazione forse questo mi è servito a qualche cosa, perché se c'è delle regole, no? Uno delle regole di studiare, se lo sai ti rimane, ti bocciano. A distanza di tanti anni, nella temporale come sono andato a vedere la legge, leggere alcuni classici. E ho trovato delle cose straordinarie. Nel Gallo Gallico, non lo voglio dire in latino perché il latino è pronunciato in una sinagoga, quindi non posso parlare solo ebraico e italiano. E quindi non lo dirò in latino. Avanzate nel latino, no? No, volete che lo dica in latino per fare vedere? Non lo dico in latino, facciamo così, non lo dico in latino e provo a usare i congiuntivi corretti a differenza di. Sono tutti in pubblico anche 5 stelle, sono pazzesco. Provo a usare i congiuntivi in modo corretto. Giulio Cesare, del Bello Gallico, diceva: di solito gli uomini credono volentieri in ciò che desiderano, non in ciò che è vero. Straordinario. Qual è il bisogno che contestualizziamo in pochi secondi? I galli credono che i romani siano delle persone deboli, dei fannulloni, delle persone che facevano soltanto le magioni, che in parte era anche vero, ma insomma non immaginavano fosse un esercito potente e forte. Quindi in base a questa falsa notizia, primo grande e clamoroso esempio di fake news, si diffonde questa falsa verità. E quindi alla fine sappiamo come va a finire perché periscono, ma è bellissimo come lo descrive Cesare, perché dice di solito gli uomini credono volentieri in ciò che desiderano, non in ciò che è vero. Se andiamo a un altro grandissimo episodio che abbiamo studiato nei classici, cioè il grande Platone, la caverna di Platone ci spiega magnificamente l'episodio della caverna, perché va vale, solo il mercato, magari vale, questo non prende. Mi sento. Mi fa una milizia psichiatrica. La caverna di Platone, si dice la caverna di Platone, come possiamo arrivare all'episodio che metteremo in scena tra poco con l'Arbia Corra della Parasha che abbiamo letto questa settimana? Tu dici qual è il nesso, Andrea? Non c'è. È la punta follia, non c'è, non è che non c'è un nesso, ma lo troverai. Le fake news, Cesare, la caverna di Platone, straordinario. Siamo all'inizio del settimo libro della Repubblica e l'immagine è questa, ci sono dei prigionieri che sono incatenati fin dalla nascita nella profondità della caverna. Attenti perché il gancio con la qualità lo vedete immediatamente qua. Fissano un muro davanti a loro, alle spalle hanno un fuoco, un muretto, e ci sono i prigionieri sono così, sono legati qua, quindi non vedono che c'è dietro il falso ebreo, che c'è Ruben qua dietro, no, col clarinetto pronto. Vedono solo delle immagini proiettate, c'è questo fuoco, e ogni tanto ci sono delle immagini degli uomini che portano lungo questa strada degli animali, eccetera. Allora hanno una proiezione della realtà, rimasti sempre legati, che è legata a quel che vedono, ma non è la verità. Io ho trovato questo episodio rileggendolo straordinario perché a un certo punto, quando uno di questi per caso viene liberato e esce, intanto nell'uscita, guarda che bello quanto hanno copiato da noi, intanto quando esce dalla caverna, uno dei prigionieri, inizialmente viene accecato dal sole, no? Perché è rimasto sempre chiuso in quella condizione di caverna, ha sempre avuto quella immagine delle cose, è chiuso e gli ci vuole un po' di tempo anche per prendere coscienza di quello che c'è intorno. Io mi pongo la domanda, a un certo punto poi magari sono provato, ho provato a ritornare dentro la caverna e a raccontare agli altri prigionieri
quanto hanno copiato le nostre cose. Copyright non c'era, però lì la Torah c'è tutto, ragazzi, da chi li diritti d'autore, la Siara. Perché scusate, gli ebrei rimangono 40 anni in Egitto e quindi escono dalla condizione di schiavitù, escono dall'Egitto e rimangono 40 anni nel senso di libertà, ragazzi, in Eretz Israele. Quei 40 anni sono fondamentali. E tu non è che acquisti la libertà dall'oggi al domani. Cioè qui non è che si scherza. Cioè per avere consapevolezza delle cose e per avere consapevolezza di che cos'è la democrazia, tu hai bisogno di tempo lungo. E quei 40 anni, adesso qualcuno magari non ce lo spiegherà, servono a qualcosa, non ci vuole un tempo. Passare da una condizione di schiavitù. Andiamo alla caverna, teniamo pure quell'Egitto terribile in cui si era schiavi, in cui c'è pure dall'oggi al domani. Ci si deve preparare, bisogna attrezzarsi con poco, fare un pane della fruizione, poi vedono sempre queste cose. Adesso poi ci arriviamo sulle nostre feste, chiamiamo feste, in realtà sono le volte un supplizio di tanta nella concezione normale, per egoismo, no? Ma però quanti invece sono qui? Anzi, facciamo una discriminazione al contrario, quanti non invece sono? Sempre la maggioranza. Quindi sono tanti gli ebrei. Quindi vabbè, non preoccupatevi anche per voi, c'è salvezza, ma voglio dire è la condizione della schiavitù è una condizione, no, difficile da lasciare. Quei 40 anni del deserto sono un momento fondamentale e avviene di tutto. Dice prima di aver il tavolo della legge, ma Andre, faccio avere il vitello? No, ma non parteggio, perché guarda te, mi guardi l'orologio, giustamente sei come il coniglio bianco della legge. Schiavitù del tempo, cioè quanto potremmo scrivere le parole sulla schiavitù del tempo? Tanto, non avevo il tempo di farlo, quindi lo facciamo. E allora questo concetto della libertà straordinario c'era scritto tutto prima di Platone, c'era scritto tutto già, cioè la condizione della schiavitù così come viene raccontata nella Torah è straordinaria. Tu stai 40 anni lì, esci dal deserto perché hai subito intanto le tavole della legge. Qui comunque anche noi eravamo un popolo, no? Insomma, facevano girare statissimi, a un certo punto non è gente proprio tranquilla, sempre che mettete in discussione, lui c'è, ma noi eravamo sempre lì, sempre a chiedere acqua, manna, no? Giusto, no, voglio dire, eravamo sempre un popolo assolutamente esigente, che mette anche sempre in contrasto, si mette sempre in contrasto. E allora, siccome ci vuole del tempo per acquistare la libertà, lo stesso per ritornare invece ai classici, quelli che sono Platone, eccetera, tutto questo ci racconta quanto in realtà nei classici, ma secondo me in particolare nella Torah, c'è un grande antidoto per capire, per decifrare il momento che stiamo vivendo. Una delle tragedie che noi giornalisti abbiamo questo grande tema, ma quello delle fake news, delle notizie false, no? Allora noi da giornalisti ci interroghiamo come si possono contrastare? Ma anche lì, ma Alessandro Manzoni, nei Promessi Sposi, ci aveva detto tutto, questo scrive questo libro del 1840, indica un metodo giornalistico Manzoni, quando sostanzialmente dice il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Ma quella frase dice tutto lì dentro, cito a Milano apposta perché siamo a Milano, quando sono a Roma ci trovo andato a Roma. Dove va? Ma nei vostri dati mi fai così, io non ti muovo così tante cose. Non risposta, sono sulla morte, eccetera.
veste e lui incontra sul lungo la strada un signore di campagna e incontra Rinaldo, che mi piace con la qualità e immediato, incontriamo altre cose ancora più grandi. Incontra lungo la strada un signore, siccome Renzi è una persona educata, mette una mano in tasca, si toglie il cappello e lo saluta in segno di deferenza, come si usava il cimpanzoni alla fine. Quello che arriva dall'altra parte pensa che sia un muntone, con il bastone lo caccia, cade la moglie a casa e dice: guarda, oggi è scappata veramente bene. Non lo esprime esattamente così, ma però ve lo dico in questo modo. Cioè, guarda, oggi è scappata veramente bene perché c'è un giovanotto, ma io so, quello lì è il muntone, che ha messo la mano in tasca e ha provato ad acquistarli, ma io l'ho fatto scappare per poco. Ragazzi, la peste è una cosa contemporanea di quello che noi stiamo vivendo con tutta la questione della... Cioè, trovate voi immediatamente, come dire, l'associazione con quella che è la qualità. Infatti, il Manzoni chiude quell'episodio dicendo che il buon senso si stava nascosto per porre il senso comune. Spesso trionfa il senso comune. E allora, come si fa a combattere il senso comune? Cioè, qual è, secondo mio piccolo punto di vista, l'antidoto? L'antidoto sono i maestri. L'antidoto è il sapere, lo ricordava in modo alto e calcati da altre ronca, in realtà l'antidoto è veramente quello, è una cosa banale, semplice, ma è sapere. La società liquida, quella di cui ci ha parlato magnificamente Bauman, è una società nella quale in realtà purtroppo non solo i legami sono labili, non solo non esistono più i corpi intermedi, perché qualcuno ha detto che non servivano perché tanto erano delle perdite di tempo, quindi alla fine diventerà anche la democrazia una perdita di tempo. Anche il Parlamento diventerà una delle quattro volte abbiamo fatto, ci fanno governare tutti i governi, però ma è lungo, diventano la maggioranza le cose. Allora questa società completamente disarticolata dico che invece ha bisogno di solidità, cioè ha bisogno di elementi forti, solidi, che contrastino questa idea della modernità. E dove la possiamo ritrovare? Perché secondo me i nostri maestri, cioè nel fatto chi è il maestro, chi è il bambino? È l'esperto, il bambino è l'esperto. In una società in cui invece noi non vogliamo buttare fuori gli esperti, perché gli esperti non ci servono, perché la società è una società uberizzata, potremmo dire, c'è Uber, no? Dove c'è un'app, dove tutto è... L'esperto non serve, non ci serve la vita, non ci serve niente, perché in fondo se andiamo a fare un viaggio, abbiamo l'agenzia di viaggio, abbiamo internet, ci colleghiamo alla rete, come direbbe il grillo, ci colleghiamo alla rete, compriamo un biglietto di aereo, compriamo un biglietto d'albergo, e siamo noi stessi, in base al giudizio degli altri, TripAdvisor, coloro i quali possono decidere di organizzare un viaggio. Questo può essere molto bello anche dei vantaggi economici, però abbiamo colto un esperto, cioè l'agenzia di viaggio, che magari ci conosce personalmente e quindi con noi può costruire, ha un rapporto di fiducia e quindi ci può costruire. Togliere l'esperto porta a questo. Sull'agenzia di viaggio il problema è minimo, ma sui vaccini, ragazzi, è grande. A me non serve più il medico. A me non serve. A che serve il medico? Non si collega studiato, allora vai su Wikipedia, c'è male la testa, come Andrea, metti i capelli in testa, non ti serve nulla, niente, non serve il medico, l'esperto, non serve. E invece noi dobbiamo rimettere, se non altro, al centro l'esperto, e il miglior modo per combattere tutto questo è vedere i classici. Io dicevo, e quindi torno al concetto delle feste, noi abbiamo dei versi straordinari nella Torah, bellissimo, io quando mi sono trovato a venire a leggere, a vedere, a ritrovare, ho trovato delle cose di una modernità assoluta. Noi ebrei chiamiamo feste delle cose che in realtà, apparenti, se io le descrivessi, non sono feste, cioè per tutti io la festa è cosa, musica, discoteca, qualche ragazza che balla sul culo, non lo so, no? Cos'è una festa? Deve essere neanche una
polvere, nulla, il rischio che ci sia appunto della farina, del lievito, del pane, manda il Papa appunto, manda in crisi tutte le nostre grandi mamme ebree, no? E quindi c'è questa nevrosi straordinaria del pulire, la casa del porto ancora straordinaria, c'è da pulire, hai guardato a Benjamin, svuota la stanza, Benjamin, mio fratello della Gianni, tutto, vai via, vai attenti, devo pulire la stanza, una cosa meravigliosa, un'ossessione, no? Appunto, di cosa vi ritardo. E poi c'è la grande cena, perché tu non puoi mangiare appunto biscotti, il pane lievitato, hai un pane straordinario che è il pane della funzione. Ma ti fai una festa? Pane della funzione, ma non solo, quando c'è il sedere, cioè la cena, il sedere devo dire ordine, vado un po' giù, vado un po' veloce con la cerca, e mangi il pane della funzione, il pane non mi ricarda, ci sono quello di moca meraviglioso, gluten frittico, no, ragazzo, mangialo tu per una settimana e vediamo dal punto di vista dello stomaco cosa ti succede. Non sono in cagare, ve assicuro, una settimana di pane della funzione e ti ricordi che sei uscito dall'Egitto, ma devi mangiare solo quello però. Non è che mangi il pane della funzione a casa quando lo vai fuori e ti vedi fornendo con la brioche. No, tu per 7 giorni devi vivere quella condizione di non avere lievito. E non può sapere che cos'è la roba. Ma non solo, perché poi solo la religione ebraica è straordinaria, ti fa vivere le cose, devi solo leggerle, le devi vivere quelle robe lì per capire. Te le insegnano, le vivi, le fai due e le pratichi, come dicevano benissimo i rabbini, e le pratichi ogni anno. Ogni anno devi uscire dall'Egitto, eh? E non è che dici guarda sono uscito l'anno scorso, non so perché l'Egitto è sempre un paese, che vedendo anche oggi, oggettivamente, se non voglio dire ancora l'Egitto, però anche lì c'è un signore che si chiama Assisi, che non è esattamente un figlio dei Napoli, no? Perché anche lì noi siamo l'Occidente, avrà i suoi problemi, però anche l'Egitto, la spinderina ragazzi, no? Sempre per morire, sempre per morire. Divagazione geopolitica, ce la vediamo pure per ragione. Quella è una roba terribile perché tu durante il sedere di festa devi mangiare, quindi abbiamo capito che devi mangiare la pasta, devi pulire tutto e c'è in festa, se non è più. E poi c'è l'erba amara. Perché siccome non basta mangiare il pane della lezione, devi anche mangiare l'erba amara, un'erba della cena. Perché ti devi ricordare l'asprezza di quello che è il, no? Quello che è la condizione dello schiavo. Ma non solo. C'è poi quello che si chiama il farò. Quello lì si chiama. Sì, straordinario, cioè le nostre mamme lo fanno con ricette diverse. Gli ascenazini in un modo e si parli in un altro. Anche i migranti di estinzione, gli ascenazini sono praticamente quelli del nord. No, se fate i terroni, da Milano si può. Cioè sostanzialmente gli ascenazini sono quelli della vita d'Europa, noi siamo gli ascenazini, tutti i migranti sono. I sefarditi sono quelli della cacciata dalla Spagna, però sono un po' considerati sostanzialmente i meridionali del popolo ebraico, non sono nell'aria a male, diciamo. Ancora oggi se vai in Israele e trovi qualcuno in genere, ma se fai, sefarditi, quello che sia su un'altra. Il modo come procede tutto un po' lo stesso, no? Il pane della funzione, la mara. No, perché ho mangiato a casa della sera adesso, la fame è meravigliosa, buonissima, però la è buono, però cosa ricorda quella roba lì? La manna, no? Modificare, quello che ho visto prima di mattone, no? Per fare le piramidi. Allora io che ti faccio? Soprattutto cazzo, ti invito a girare questa cosa, a fare una festa con questa, che non conosce le cure. Che non ho capito, che non conosce 10-5 minuti per conoscere. Posso fare anche però che ora di dire. Però dici l'erba amara, ti dico a dire, c'è l'erba amara, il pane della frizione, pure la manta con cui venivano costruiti i mattoni, ma questo però veramente non è nessuno. Però c'è di più, c'è di più. Perché in realtà poi ci sarebbe tutta la questione del cibo, quello proibito, quello non proibito, quello che puoi mangiare, quello non puoi mangiare, questo è straordinario, ti devi sempre ricordare. Però poi c'è un'altra festa straordinaria, cioè abbiamo il capodanno, sì, anche
Capodanno, festa questa straordinaria, ricca di significato. Fai il Capodanno, anche qui non è che ci sono botti, feste, cose, festivi, incontri di Mubarak, no, niente di tutto questo. C'è, ci sono delle feste, una festa insomma, molto bella, solenne, che dà inizio al nuovo anno. Passano 10 giorni e c'è un'altra festa, che è quella dei Yonti. Attenti, quei 10 giorni che intercorrono tra Rosh e Kippur vengono chiamati, per poi sbagliare, c'è il terribile. Si mette una cosa. In realtà no, sono feste, sono cose meravigliose. Io le dico con gioia, le ho trasferite, poi mi sono un po' così poco, un po' forse, no? Zanzarisco, non irriverente, proprio perché fanno parte della mia vita, le trovo delle cose straordinarie. Questi giorni terribili, bellissimi. Festa dello Yom Kippur, in cui tu hai... una festa che è un digiuno assoluto, non si beve, non si mangia, non si possono fare pratiche di alcun modo sessuali, sì, giustamente un giorno, e quindi ed è però anche questa è considerata una festa, il giorno dell'espiazione, però quando hai finito di farlo, guarda, ma come dici, siete un drago. Se lo hai fatto bene, se lo hai interiorizzato, se davvero hai... E quindi da noi capiamo che il concetto di festa è un modo per vivere le cose. Ora vive tutto in modo assolutamente intenso. Quindi non è una festa così passeggera. Ci sarebbe poi da raccontarvi una giornata straordinaria. Purim, bellissimo, anche lì. Poi c'è sempre, come dire, la gioia, la bellezza. Anche Purim è una persecuzione sventata. Anche lì c'era un cattivo, un signore che si chiamava Anna, no? E c'è un travestimento, cioè quella lì è una storia straordinaria, però anche lì l'abbiamo scappata bella, e intorno a ogni festa poi tu in realtà hai il motivo di gioire e di capire perché l'hai, da cosa sei scappato. E allora però dicevo, siccome questo modo di vivere l'ebraismo, l'identità, è una cosa molto intesa che ti trasmettono a casa, ti trasmettono i rabbini sono gli esperti, cioè sono quelli che noi in realtà vorremmo cacciare dalla società, l'esperto, il professore, chi ha studiato, il medico che si occupa di vaccini. E allora nel mio agire giornalistico, ogni giorno invece mi ricordo che quell'insegnamento di rimettere al centro dei paletti della discussione, ovvio che è quello di studiare la Torah, non è che ti dica solo, anzi lo devi studiare almeno in coppia, invece due, tre, in più si è, più la discussione diventa ricca, ma a guidare quella discussione ci deve essere un rabbino. Io voglio allora chiamare un amico che in qualche modo ci può chiudere con noi questo piccolo assaggio di questa cosa che si lega al tema dell'educazione, Rav Shlomo Bechor, che invece non si risulta essere bello. Grazie.
gratis. Qui, scusami, hai sbagliato, sbagliato l'uomo, qui non è fuori il mercato dal tempio, questa è un'altra situazione. Allora, dicevamo, adesso che faremo, vi proveremo a rappresentare quella che è, non abbiamo mai trovato, ma in realtà non c'è da rappresentare, quella che è la parasha che abbiamo letto questa settimana. Parasha meravigliosa. Sì. Che è quella di Yosef. Siamo nella nona parasha della Genesi, che abbiamo letto ieri. Dove siamo? Siamo in Egitto, no? Siamo in Egitto e Yosef è il figlio prediletto, sostanzialmente, no? Anche odiatissimo dai fratelli, e quindi ne subisce di tutti i colori. È un po', secondo me, questo mi sono fatto un'idea, mi vorrei dire una cosa, però è un po' il saputello della situazione, perché sostanzialmente se lo vuoi, i fratelli lo odiano, ci sarà una ragione se lo odiano, forse perché è più bello, è più bravo, però sostanzialmente a un certo punto per farla vedere che lo prendono, il figlio dal padre lo prendono, lo provano a uccidere, lo buttano in un pozzo pieno di serpenti, cioè dove morirà, no, i serpenti sono anche giusti, quindi non muore. E allora siccome, diciamo lì, le cose erano fatte per benino, non è che c'erano i radicali che c'erano le battaglie alla concorrenza, per la Corte Penale Internazionale, no, non c'erano i radicali, nulla di questo. E quindi i fratelli lo prendono e lo vendono, giustamente, lo vendono. Ma vai già lì, già all'epoca, però si sapeva che non era un posto tranquillo, cosa che è rimasta. Allora ti lo prendono e dice: vai in Egitto, ti vendiamo, ti fai il faraone, così ti togliamo dalla spalla. Questo è il contesto. Cosa succede a un certo punto? Però Giuseppe, siccome è un furbo e anche bravo, diventa consigliere del faraone. Attenti, sì, però l'intervista è andata a vedere qual è il contesto, no? Cioè, noi abbiamo l'Egitto con un signore che è il capo supremo, poi abbiamo il capo dei prosecuti, potremmo chiamare il capo dei procedimenti, conte, no? Il conte non conta, quello non conta, possiamo quindi c'è questa sorta di ministro, di porto, che era il capo di tutto l'esecutivo, diremmo così, non era conte, era più un sentito, non lo so, capo ministro, era lì il capo ministro, capo ministro. E a un certo punto però lui si era molto bello, la moglie, anche qui non ho proprio storie, la moglie si innamora, la moglie di Potifar si innamora di Giuseppe, tenta in tutti i modi di concupirlo in qualche modo, lui rifiuta questo contesto, lui rifiuta di le sue avance, un caso strano questo della storia, ma un caso più rifiuta le sue avance e lei per vendetta lo denuncia al marito, gli ha lasciato un anche l'oggetto del suo letto come prova di cui scappa via, no? Pensa proprio così, adesso prende i vestiti, li lascia e lui scappa via, però non consuma niente, viene denunziato poi fa giustamente si arrabbia perché pensa di essere stato cornificato e cosa succede? Viene scappato e da qui ci siamo in prigione. Giuseppe trova due rimane 9 anni, caccia il culo, guarda tutti i stocchi, vuol dire caccia durissimo, non vede la luce, non vede niente, andiamo avanti con il culo, passano 9 anni, che succede? Dopo questi 9 anni? Ah, sì. 9 anni in prigione e a un certo punto, però c'è un po' di culo, e ci serve un po' di culo. Iniziamo l'atmosfera un po', cioè mettiamo questa atmosfera da canche egiziano, facile, usando la lettera M possiamo tranquillamente eseguire questa nota. Ci siamo. Questo è il
Questi profumi sono stati
cioè era una caravana molto eccezionale, perché di solito gli ismaeliti trasportano petrolio, la nafta, e guarda caso quella caravana... Come mai appunto, Giuseppe, proprio quella caravana trasportava profumi anziché nafta, perché a noi non risulta, è vero che siamo chiusi dentro questa cella, però a noi risulta male. Sai cosa? Quando un evento, un dolore, non è contemplato nel piano superiore, quello non ti succede. E Dio ha cambiato, la natura ha fatto in modo che quella caravana lì, quella specifica, trasportasse solo dei profumi, in via eccezionale. Come vedete, qui ci arriviamo verso la chiusura, che poi il Rav ci spiegherà, Giuseppe sembra sempre allegro. Cioè, pur nella sua condizione di prigionia, rispetto ai due ministri che patiscono, ma sono da lì da meno tempo, Giuseppe sembra lì, cioè trova sempre una chiave che ti illumina, che accende la situazione anche nel disastro della vita. Dopo un anno di agonia, i tre compagni della cella si svegliano un giorno, uno diverso dagli altri. Per loro, per noi è un giorno come tutti gli altri, perché i giorni in prigione non sono tutti uguali, passano nello stesso modo, ma quel giorno accade qualcosa di particolare, io so. Buongiorno! Ministro Copiere, come mai ti vedo giù di murale oggi? Cosa ti è successo? Qualcosa è cambiato sulla tua faccia? Dimmi un po', come mai? Questo è pazzo, sono qui chiusi nella cella da tempo e vieni qui a fare l'allegro e a chiedere come mai sono in una condizione così, sono disperato, siamo qua chiusi, ma scusami Giuseppe, che motivo avremo di essere felici in più, guardi? Sono in una condizione terribile perché l'altro giorno ho fatto un sogno, ci sto pensando da tempo. Ed è un sogno pazzesco che mi tormenta. Ho sognato una vite sulla quale c'erano tre tracci. Non appena essa cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi trappoli maturando i ghiacci. Io avevo in mano il calice del faraone, presi i ghiacci, li spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone. Beh, caro Giuseppe, io sono giorni che sono qui chiuso in questa prigione e non riesco a darmi spiegazione di questa cosa, cioè è una cosa che davvero mi tormenta. Caro Copiere, che ho fatto un sogno molto particolare. Voglio dirti una cosa importante nella vita, che può trasformare la vita di ognuno di noi. Il fatto che io mi accorgo che oggi hai un'altra faccia dal solito, pur essendo stato tormentato fino ad oggi, aver subito le più grandi disgrazie che un ragazzino di 17 anni potrebbe aver mai avuto, io mi accorgo che oggi stai peggio perché ho visto sulla tua faccia qualcosa di strano. Quando una persona rimane solare, rimane positivo, felice, gioioso, si accorge di ogni minimo dettaglio, anche di un minimo cambiamento di faccia. E lo sai cosa? Gli eventi della vita non sono quelli che causano il dolore, il dispiacere, sono la nostra interpretazione. Quando noi prendiamo questi eventi e li trasformiamo e li interpretiamo negativamente, diventano un dolore. Ma se non li lasciamo dove sono, e impariamo che gli ostacoli sono un trampolino per crescere, le difficoltà sono uno strumento per maturare delle forze nascoste che abbiamo dentro di noi, ebbene riusciremo a trovare il bene in ogni caso, anche nelle disgrazie. Ed è per questo che mi accorgo che il tuo sogno, che oggi stai peggio del solito, e ti voglio spiegare il tuo sogno, caro Copiere. Tu tra tre giorni, le tre vite sono tre giorni, tra tre giorni tornerai ad essere il ministro del faraone e quelle vite che hai visto fiorire tu le prenderai e farai e le potrai creare del vino per dare al faraone. Ricordati una cosa della vita, che non dobbiamo mai abbatterci per nessuna ragione, anche uno come me che ha tutte le ragioni del mondo per sentirsi abbattuto.